Buongiorno coccodrilli, eccoci qua direttamente dalla Cristoteca. Parte un mercoledì, metà della settimana. Ma quando è mercoledì mi viene di qui dentro una cosa che... Fa! 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 Come? Oh, è così che iniziano le giornate. Siamo dai grande Ale. Come li famo? Ma come te pare, basta non mi tocchi il pennello, eh? Ok? Pennellone, il pennello. Va bene? Il pennello è importantissimo, eh? Vai. Via. Un cane? Più figlio della mignotta. Perché? Perché sì. Perché è figlio della mignotta? No. Sì, sì. Perché? È figlio della mignotta. Perché? Perché sì. Mosca ancora. Perché? Oh. Perché non so. È partito sempre controsenso e vai, si va a comandare, via. Che gioventù, gioventù bruciata, caro mio. Ma c'ha le stimati? Ma sotto palla com'è messo un po'? No, adesso for fakiro, ho combinato sui carbone ardente. Ah, come giù cascasella sotto palla, ne controllo. Come scatta? Un fal violento. C'è anche Antonello Venditti che dice. Canta. Che abbiamo sto fatto un santo nuovo. Chi è? San Filiberto. San Filiberto, sì. C'è anche la chiesa aperta, beh. Il mister che dice? Mister è pensieroso? Vuoi venire a fan giro il mister? Vengo un'altra volta, dai. Tutti un'altra volta. Abbiamo il mister. Mister, com'è? Tutto a posto. Rombo com'è? Perfetto. Perfetto? Perfetto. Mo però è rosso. Finora com'è? Tranquillo? Com'è sto giretto? Perfetto. Perfetto? Non è... grande amante delle 500. Non è per deboli di cuore, eh? Però te ne ha cresciuti un po' i capelli. Sì, magari. Andiamo a fare un altro giro. Andiamo a fare un giretto, dai, vieni con me. Mm-mm. Dai, dai. Come no? Ci viene o no? La fotografia, ma manca la fotografia. Vincila. No, prima di partire, mettete il pannolone. Vieni là, vieni. Ma in un gioco. Fermati! Tira la maglia, Dio! Oh, c'è la chiesa! Allora, rompi con io! Guarda che si scappa a prezzo! Fai una benedizione, ma fai una benedizione al volo! Con le mani, è data bene! Fai una benedizione! Oh, benedicus vobis impotentis Deus! E te padre del figlio dei peccatoribus! E esci! Satana da questo corpo. Ah, no, no, le minacce no, le minacce no, le minacce da questo corpo. Le minacce no, le minacce no, le minacce. Esci Belzebù. Lucifero. Esci Lucifero. Senti che ti do una pistata, senti. Le cose più belle è sta foto. Guardate quanto è bella, non ve l'ho fatta vedere bene, ma. Una bomba. Anche questa con Vale, Andreone. Pazzesca. Guardate, anche la pinza verde. Le stimmati, ecco. Che fa o no? Fanno bene. Che fa? Subito. Che fa? Ha camminato sui carboni. Che fa? Che fa? Subito, fa? No? Che fa? Ha camminato un ticarboni. Che fa? Ma vaffanculo! No! Fa! 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 Qua coccodrilli, sto partendo perché ho un evento a Riccione questa sera. Eccoli, tutti quanti stiamo partendo perché c'è sempre nonna e la zia Gianna. E quindi ecco, ora un po' di strada. Coccodrilli, vi dico che ieri c'era stato un errore su YouTube. Oggi c'è il video giusto, il video della torta in faccia al nonno. Fate swipe, andate a vedere cosa era successo. Ehi,
Riccione, Albi Marini, grazie. Piadina, mangi il pesce, ma dopo la figa. No, no. Sempre la figa prima di tutto, prima ancora della piadina. No, volevo dire te, ma no, ma io che cazzo c'è? Finalmente era ora, porco cane, oh. Da Dubai che ci dobbiamo vedere. Ma sei te che hai impaccato. No, Dubai, no, no, sei te. No, sei te. Sono sempre stato qua. Come senti il sottopalla? Fa. Com'è? Fa. No, è la riga. Fa. 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 Grande. Quanti ricordi, ragazzi, in viale Ceccarini, assurdo. Cioè qua ogni due secondi ragazzi a ballare ci hanno un po' fatto finire quest'epoca, La sedia sulla doccia, tanta roba, come i veri cantanti. Faccio la doccia seduto, faccio la doccia seduto come i veri cantanti. Un po' che non metto quest'abito che mettevo quando ero super 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 fisicato, cioè esagerato, perché non vivevo in quella maniera, così vivo e c'ho un fisico tranquillo, però sta tutto qua dentro, entra, se fate così e parlate col pantalone sicuramente, ragazzi, vi entrerà, entra, sempre positivi, entra, adesso vediamo se entra. Ragazzi, è assurdo la forza della mente, cioè entra e poi non me s'allaccia, e vabbè, però sempre la forza della mente ha pensato a un altro abito, quindi c'era un altro, vediamo. Adesso questo e mi sta preciso, quindi la domanda è: voler sembrare quello che non sei o essere quello che sei? Mamma mia, mi sento Amleto, però rispondetemi. Ragazzi, si scherza, ma non conta nessuna dimensione, niente, conta quello che c'è dentro, raga, quello che c'è dentro e come riusciamo a farlo vedere fuori, questo è fondamentale, incontra il peso, l'altezza. Qua sono con la Domi questa sera, che bella serata, speriamo che sia una serata divertente. Ciao ragazzi, al top. Ci stiamo provando abbastanza, però tutto questo non potrebbe esistere se qualcuno prima di noi non avesse fatto ciò che ha fatto, quindi vorrei qui accanto la persona, mio padre, la persona che ci ha permesso tutto questo, insieme ovviamente a mio zio Renzo Cotarella, che non è qui questa sera perché sta per partire per gli Stati Uniti, e insieme a mia madre Maria Teresa e mia zia, che anche lei è con lo zio per cui non è qui, però devo dire è la prima generazione di famiglia Cotarella senza la quale la seconda non avrebbe potuto fare nulla. Riccardo Cotarella. Progetto sentimentale inizialmente, ma poi anche molto materiale, quindi grazie della vostra presenza, speriamo, il mangiare è garantito, i vini forse anche, buona cena e grazie della vostra presenza, grazie di cuore. Riprendo il tuo, il piatto, perché guardate che bel riso. Guarda. Top. Se vuoi te lo descrivo, Fede. Allora, abbiamo risotto mantecato al pesto con gamberi ed emulsioni di pomodoro. Il mio già è bello che è iniziato. Le emulsioni sono finite. Adesso mangiamo, via. Aspetta, Va? Di pomodoro. Enrico Cerea, un applauso al nostro chef, a Chicco. È certamente il pacchero. Nevica! Quindi sta nevicando, incredibile! Siamo tutti a fare video e fare foto perché merita assolutamente questo momento. Se vi ascoltate continuo. Sì, sì. La voglia! Il bianco è un vino prodotto con vitigno indigeno nella zona di Monte Pescone. Siamo nella Tuscia, nella zona etrusca. Il vitigno si chiama Rosciotto. È una mia creatura, perché è un vitigno abbandonato, l'abbiamo rivalutato, facendo questo vino che ha la grande proprietà di invecchiare per lungo tempo. Assolutamente, il vino che beviamo adesso è un brunello di Monte Pescone.
Arsughe. Arsughe? Tutto sporco di sugo. Numero 1, i famosi paccheri di Vittorio. Ragazzi, sono i fuochi d'artificio. Ma io ho la palma davanti. C'ho la palma che scoppia. Spostato. Il mio già è bello che è iniziato. Le emulsioni sono finite. Adesso mangiamo, via. Aspetta, Ma stasera, cioè, è andata benissimo. Guardate che principessa questa sera. E adesso verrà sotto al braccio di questo ragazzo. Giovane e carino. Aspetta, chi c'è dentro? La zia Gianna. La zia Gianna c'è dentro. Che sta al top, che comanda. Guarda come guarda Elisabetta, bellissimo. No, ma è stupenda. Sì. E adesso la sei cosa troppo bravo. La cosa più bella è andare a fare un giretto. Comunque questo ragazzo, oltre ad essere giovanissimo e simpaticissimo, io non è che salgo su tutte le macchine degli sconosciuti all'una di notte a Riccione, lo facevo 40 anni fa. Fa anche delle cose per delle cause molto belle.